Bene, inizio l'avversario. Abbiamo una mano che è tenibile, abbiamo una buona partenza in realtà. Peccato che inizi l'avversario. Abbiamo un turno 1 Caretaker, seguito da un turno 2 Wall of Roots più Winding Way. Ah sì, no, abbiamo Findor Knives, quindi giochiamo Findor Knives per prima cosa. Così possiamo fare X-Men Guardian di secondo. Giocare X-Men Guardian di secondo vuol dire che abbiamo da fare un turno 3 costituito da Wall of Roots, Saruli Caretaker e Winding Way. Dato che sia Wall of Roots che Caretaker costano virtualmente 0 mana, dato che entrano in gioco e restituiscono subito il mana utilizzato per giocarli grazie ad X-Men Guardian. Wall of Roots costa 2, però ovviamente possiamo aggiungere un mana mettendogli un segnalino meno 0, meno uno. L'avversario sta decidendo se mollicare o no, a quanto pare. Considerando che inizia lui, ci troviamo male se sta giocando qualsiasi mazzo con le rimozioni perché ci rompe la curva di mana. Il fatto di, in realtà è difficile che mi uccida Findor Nelves, a meno che non stia giocando Mono Nero, però può interagire con X-Men Guardian di secondo, quindi è quello che mi preoccupa. Maggiormente, soprattutto mi può preoccupare una un Counterspell. Oppure un Lightning Bolt. Però non penso di poter fare diversamente per il semplice fatto che se gioco un mazzo come Warrefate, fare Caretaker di secondo con lui con due mana open, ovviamente vuol dire: ehi, dai, fammi questo counter su lui Caretaker, così puoi farci ninja sulla tua creatura. E può essere una giocata a cui possiamo pensare se vogliamo costringere l'avversario a tapparsi nel suo per fare ninja, però non siamo certi che possa averlo. Oltre al fatto che fargli pescare con ninja non è buono. Ah, ok, l'avversario ha perso connessione con la partita, è ritornato. E sta giocando Boros oppure Affinity. Peschiamo una terra perché effettivamente giocando 13 terre è la cosa più probabile, pescare terra, dato che è la carta che giochiamo il maggior numero di copie. Boros, Monarch. In ogni caso facciamo X-Men Guardian di secondo per il semplice fatto che non si può neutralizzare i pezzi e può rimuoverlo solamente con Bolt oppure Journey Snower, che ovviamente ha perché gioca Boros Monarch. Però comunque abbiamo un bel turno 3. Ok, penso di poter giocarmi tutti i miei muretti. E boh, il mio l'ho fatto, ho due Winding Way in mano e fa quello che devi fare, avversario. C'è un Glintoak. Ok, l'avversario non ha prismi e probabilmente sì, sta puntando a vincere di race. Potrei pensare. Non ha rimozioni? Bella, non è male aver pescato qui un Ranger a questo punto. Permette di avere doppio blu, se necessario. Ok, forse è necessario. Facciamo un altro Winning Way prima. Ah, interessante. Posso giocare un altro Wall of Roots, prima di tutto. Ha senso se non voglio trasmutare con la Caretaker. Se la caretaker qua quanto aggiunge? Qua 3 mana. La questione qua è molto semplice. Voglio trasmutare per Lead the Stampede o sì, voglio trasmutare per l'Orso Grizzly probabilmente, perché ho doppio battlement. Quindi gioco Pyro Ranger pagando questo, attingo due blu, però se l'avversario Bolt su caretaker mi incula, vabbè. Che mi faccia Bolt.
Qua prendiamo l'orso per il semplice fatto che abbiamo un sacco di battlement. 3 mana, Wall of Roots e battlement. Mi sembra che sia stata la giocata più sensata alla fine, perché non sono certo che questa cellula che possa sopravvivere al prossimo turno. Se avessi fatto tutti quanti i miei muri, sarei morto da una singola rimozione su uno 0-3. Lui non sta praticamente giocandolo. Facciamo Battlement che entra praticamente a gratis, anzi genera mana dato che abbiamo qui l'Hall Ranger. Se volessimo stappare un Battlement, tappiamo, facciamo Grizzly, mal che vada posso attingere blu e fare cose. Vediamo se ci arrivano rimozioni. Carino il ponte. Cioè, potevo fare a meno di giocarlo, eh. Però, se avessi avuto rimozione, l'avrei già tirata, presumo. Invece la tira adesso. Ok. Ma dai, quante derive? Posso trasmutare Expend Guardian così ho la chiusura per il prossimo turno. Sì. Quindi aggiungiamo blu. Tu puoi morire. Anche se è brutto a dirsi. Facciamo risolvere il muretto. Trasmutiamo. È un po' un problema non avere neanche un Rocky Leaf Curl a questo punto. E prendiamoci questo Expend Guardian che mal che vada, giochiamolo però al prossimo turno perché abbiamo ponte levatoio. Mal che vada, siamo in una situazione in cui possiamo giocare Expend Guardian, attivare ponte. Se l'avversario ci fa rimozione in risposta, possiamo stapparlo con l'Aquilion Ranger. E boh, il bello è che abbiamo doppia deriva dei fantasmi, quindi possiamo in ogni caso, e qui è un ranger, quindi in ogni caso riusciamo a fare qualcosa con questo Expend Guardian, però dobbiamo appunto aspettare. E l'avversario deve avere anche il terzo Lightning Bolt, che potrebbe avere in realtà. E anche perché ho solo due turni adesso. Caretaker entra gratis. Guardiano. C'è da scommettere che abbia volte in mano. Vediamo rapidità. Ce l'ha veramente? Non ce l'ha! Questo è molto buono. Blu. Blu. Qua penso di provare lo stesso ad andare per la combo. Se vedo che l'avversario cerca di ammazzarmi l'Expend Guardian, posso trasmutare l'ultimo deriva per Ripping Graves. Potrei cercare di giocare un po' attorno. Potrei cercare di giocare, diciamo, più conservativo, però in realtà penso che la giocata più corretta sia sforzare un eventuale bolt da parte dell'avversario, anche se è difficile che ce l'abbia questo. L'abbiamo visto. Prendiamo Galvanic Alchemist, perché così anche se è rimozione. Nel caso dovessimo rigiocare Expend Guardian, possiamo fare di nuovo Soulbound. Invece se avessimo preso Freed from the Real. Che infame, ce l'aveva veramente. Pazzesco. Diciamo così. A questo punto Galvanic Alchemist entra, diciamo no al Soulbound perché altrimenti non possiamo
Non possiamo fare soulbound sul pezzo. Siamo un po' messi male però adesso. Potrei pensare di prendere Bloodlight Invoker, però se Jonathan Ware sono morto. Facciamo Reaping, sì. No, facciamo qua. 4 spell giocate, ok. Che succede? L'avversario ha concesso, perfetto. Allora, con 5 spell ci saremmo ripresi Deriva, Expend Guardian, Deriva e Province of Vivien's Grizzly. No, 5 spell, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Sì, praticamente riprendeva. Anzi, avevamo doppia Expend Guardian da poter porre. Meglio. Così potevamo andarci a giocare due guardiani, Grizzly e un paio di derive. E avremmo potuto fare i giochini con Bloodlight Invoker anche senza avere la combo. Nell'eventualità ci avesse risolto la Galvanic Alchemist. Bene, l'abbiamo giocata correttamente, prevedendo il fatto che l'avversario avesse il terzo Volt. Così, in maniera un po' aggressiva. Allora. Contro Boros Monarch, mi piace molto Crimson Acolyte, non sono favorevole di Gorilla Shaman. Scattershot Archer potrebbe sembrare buono, però non mi piace perché ammazza soltanto i Golem Tok, Battlescreech non sempre ce l'hanno, e moriamo comunque da Crackling Shaman per quello. Mi piace molto Crusher in questo matchup perché è difficilmente gestibile e comunque li costringe l'avversario a usare le emozioni qua, se non è già usato sui pezzi. La carta che un po' mi impressiona. Allora, Flint from the Real lo tolgo perché è un incantesimo e quindi ci può fare un 2x1 l'avversario. Possiamo togliere Crashing Dobrinch nonostante sia simpatico con uno Scrusher perché. Cioè, oddio, cosa togliamo? Togliamo il Ponte Levatoio che da solo non fa più di tanto, anche se in realtà a questo punto ci ha fatto vincere la partita. Però normalmente la partita non sarebbe andata così, presumo. Oppure, se non togliamo il Ponte Levatoio, dovremmo togliere, che so, Galvanic Alchemist o un peschino? No, non esiste. Sto pensando se mettere anche Mnemonic Wall. Secondo Mnemonic Wall penso di metterlo. Sono 5 carte che sediamo dentro, a questo punto devo togliere un Wall of Fruits. Potrei togliere un drop a 1, però penso che sia meglio togliere Wall of Fruits perché è una giocata a turno 2. E soprattutto non aggiunge mana con Quill Ranger. Allora, Boros Monarch in teoria è un matchup favorevole, da quello che mi dicevano. Non avendolo mai testato mi sembra un po' dubbia come affermazione perché io sono abituato a pensare a Boros Monarch a un mazzo che gioca a Crackling Shaman Decide. Potrei pensare di aggiungere. Beh, questo è un keep. È un keep, abbiamo una giocata a turno 1, una giocata a turno 2. Molto buono come keep. Bello quel crash, bello. Se. No, non facciamo Caretaker adesso, aspettiamo. Prossimo turno posso pensare di fare Lead the Stampede, però in realtà vorrei pescare un drop a 2. Pretty aggressive. Per fortuna che avevamo triplo drop a 1. Sfortunatamente ci ha impedito di giocare guardiano. Secondo me è stato un po' troppo aggressivo quel bot. Sperava che. Cioè, ha tenuto mana 7 on the draw contro Boros Monarch. Dai, era abbastanza palese che avesse una buona mano. Ok, devo fare. Se gioco Leafcaller. Oh, 1, 2. Allora, gioco Leafcaller. E praticamente costa 0 perché ho una caretaker. Però devo fare Expend Guardian, quindi l'unica giocata corretta è tappare tutto, fare guardiano. Che bello tappare una guardia. Fa un po' ridere tappare caretaker con una caretaker. Vediamo se c'è un'altra rimozione. Certo che c'è! Oh mio Dio, Boros Aggro! Sei solo inchiodato a 3 terre, mi piace. Facciamo Lead the Stampede, direi. Quindi gioco il Forest, Lead the Stampeder ci rifacciamo la mano. Bello quel guardiano. Forse ci permetterà di giocare Crusher tra 2 turni. Ops, non volevo giocare Quirion, volevo giocare il Fumistico.
Perché giocare Quiriano a questo punto vuol dire che mi riprendo in mano una foresta, quindi di fatto mi sono tolto il mana che avrei potuto generare per il prossimo. Giocare Quiriano Ranger del prossimo vuol dire che posso fare due mana extra da questo elfo mistico, e questo elfo mistico più terra ovviamente. L'avversario a turno 5 ha solo due terre, bello. Molo Fruzza è carino, non mi emoziona particolarmente, ma può essere importante. Allora, facciamo 3, 4, 5, 6. Sì, abbiamo solo 6 mana. Peccato. Sto pensando se fare deriva dei fantasmi per Leader Stampede, però possiamo aspettare un turno, secondo me. E così non ci sprechiamo questo Rocky Leaf Color subito. Facciamo Wall of Fruits. 1, 2, 3. Facciamo un guardiano. Abbiamo ancora due mana, potrei fare Quirion Ranger più Rocky Leaf Color, però considerando che non gioco contro un mazzo con devo ancora fare Quirion Ranger in realtà, quindi posso... Allora, Quirion Ranger entra, mi genera, fa un più uno, con quel più uno ho 1, 2, 3 mana, che quindi non cambia ancora niente. Cioè, allora, tipo tolgo un segnalino qui, gioco Quirion, ho 2, 3 mana... Ok, posso in realtà stappare Caretaker per trasmutare deriva. Allora ha senso fare Quirion. Bene, mi è piaciuto come turno. Andiamo a prendere Leader Stampede per... Oddio, potrei andarmi a prendere Ripping Graves? No, mi sembra troppo presto. Prendiamoci un lead. Prossimo turno mi piacerebbe fare Crusher. Vediamo se ci riesco. Lui deve... non deve avere l'emozione per questo Expand Guardian, ma è difficile che non ce l'abbia. Oddio, mi ha già giocato due rimozioni. Sì, mi ha già giocato due rimozioni, però ha saltato anche due land drop. Allora, meglio non gliel dare, perché l'avversario potrebbe avere un Okibagen Shinobi. Non ce l'ha, bene. 1, 2, 3, 4 muri. In realtà se non ha, in generale, se non ha rimozione per... Gli mancava una metallurgia, quindi sì, adesso arriva Galvanica su questo Expand Guardian. E perché ti dico che arriva Galvanica? Perché i giocatori di Boros Monarch hanno sempre tre Galvaniche in mano. Ho perso. Decidi di sacrificare tutto subito? Ci sta. Bravo. Facciamo un lead. Non mi prendo il secondo Crusher perché non voglio spoilerarlo. O lo prendo lo stesso. Ho solo due muri. Faccio terra questo turno. Faccio 4, 5, 6, 7. Mi conviene lo stesso giocarlo. Stesso prenderlo. Anche perché penso che l'avversario si aspetti Crusher in questo matchup. Oltretutto, se pesco una Quirion Ranger, posso andare a stappare Battlement, quindi mi genera di fatto 2-3 mana extra. Oh no, mi hai fatto Palace Sentinel. Quattro, cinque, sei, sette. Peccato. Potrei flippare una volta con Vivian's Grizzly, però penso di fare semplicemente un guardiano più un Grizzly e basta, passerei. Prossimo turno ho 3, 6, 7, 8 mana sicuramente, quindi se non arrivano cose strane. Pare strano che l'avversario abbia finito le rimozioni, però. In realtà ho perso il prossimo se c'è un Bolt. Quindi facciamo Winding Way.
Facciamo creatura. Bene, abbiamo la combo. Ah, giusto, l'avversario potrebbe avere dei pyroblast in mano. Qua la situazione è proprio un... proviamo a scombare, però penso di aver perso lo stesso. Pyroblast. Gioco una carta blu di, di fatto e tu mi metti dentro le Pyroblast della side. Cos'hai tolto i giorni di Turnover? Sei proprio ridicolo. Ok, 1, 2, 3, 4. Facciamo uno spin di Vivens Grizzly e passiamo. Ovviamente l'avversario adesso avrà anche un Bolt in mano. Curioso che abbia spaccato il clou. Ah, beh, sì. No, in realtà non è letale. Sì. Ah, il prisma. Volti in faccia e si finisce la partita. Bravo. Pare strano che non abbia pescato un Bolt, però cosa sono io? Chi sono io per giudicare? Ecco, in questo caso Valakut Invoker sarebbe una carta forse più forte rispetto a Bloodwraith Invoker, perché avrei potuto ammazzare dei suoi Corsair Fisher e non morire da Bolt. Non aveva Bolt in mano. Neanche Galvanic. Carino il Reaping, però mi aspetto una Pyroblast. Ok, facciamo una Caretaker. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 13, 14, 15 mana. Posso fare Reaping, che prende... In realtà, qua il problema è non avere Freed per la propria situazione esterna, cioè lui ha visto solo due Lightning Bolt, cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi sì, l'unica è prendere... Dato che non ci sono tante alternative, beh, tanto facciamo una Rock Leaf Curler. Avremmo dovuto giocarlo lo stesso, probabilmente, ma almeno così ho la possibilità di filtrare le mana verde con Overlord Battlement. Prendiamoci una Quirion Ranger. L'avversario ha concesso, non aveva più niente. Fantastico, sono emozionato. Allora, in questo caso. La linea di gioco corretta con Reaping era giocare Caretaker, giocare Rock Leaf Curler in modo da raggiungere almeno il 3 come Storm Count, riprendersi Galvanic Alchemist e Quirion Ranger almeno. Successivamente si poteva decidere di riprendersi qualsiasi altra cosa dal cimitero, non c'era tanto, non era tanto importante in realtà. Potevo riprendermi Deriva dei Fantasmi per... cos'è che posso andarmi a prendere? In realtà, dal mazzo, non penso che ci fosse tanto altro che mi potesse salvare. Se avessi tenuto dentro Freed from the Real, avrei dovuto... sarei trasmutare per Freed from the Real. E a quel punto la partita era chiusa, cioè impossibile da vincere per l'avversario perché aveva solo massimo una risposta. Facendo così, invece, sì. Dovevamo prendere almeno Quirion e Galvanic Alchemist. L'avversario non ha pescato né Galvanic né Bolt in metamazzo, tipo in 20 carte. Però ha pescato due Bolt, un Crater Clan Shaman e una Pyroblast, che non ha senso di essere giocata in realtà. Crusher, come avete visto, non è servito a niente. Quindi è il motivo principale per cui sono in dubbio di Crusher, perché se avessi avuto delle copie aggiuntive di Crimson Acolyte sarebbe stato meglio. Se avessi avuto delle, addirittura delle Blue Elemental Blast o Freed from the Real sarebbe stato meglio. È molto strana come cosa.